Ben ritrovati al Media Plaza, siamo qui con Marcella Gaspardone, direttore marketing di Turismo Torino e Provincia. Signora Gaspardone, ci può dire al termine di questi 3 giorni di World Chambers Congress com'è andata? Ma noi siamo molto soddisfatti in quanto ci sono stati ovviamente moltissimi passaggi presso il punto informativo che abbiamo preparato proprio per questa occasione. E molti dei quali sono stati, diciamo, italiani naturalmente, che anche non conoscevano così bene la città sotto questo punto di vista più nuovo, più turistico, con questa offerta culturale museale, e anche naturalmente tantissimi stranieri, visto che la provenienza di questi partecipanti arriva proprio da tutte le parti del mondo, che naturalmente sia dalle informazioni più banali del come muoversi, come arrivare in certe location, e sia invece dove comunque andare magari per fare shopping, che è un'altra cosa che interessa molto, comunque acquistare alcuni prodotti tipici quali il cioccolato, eccetera. Quindi quali sono state le domande più frequenti, le attrazioni più richieste? Ma diciamo c'è sempre un po' di tutto, sebbene le cose classiche, un po' il tempo che ci vuole per raggiungere alcuni punti della città. Molti hanno approfittato poi della serata che è stata anche ieri organizzata con i negozi aperti, e oggi ci hanno detto che è stata molto apprezzata questa iniziativa. Alcuni hanno detto che torneranno con la famiglia perché hanno avuto modo di scoprire una nuova città che offre molto dal punto di vista turistico, e che non se l'aspettavano, e che erano qua, ovviamente il tempo è anche limitato e quindi corrono un po' tra gli momenti del congresso di lavoro, gli appuntamenti e un po' di visita. Sicuramente Museo Egizio, che molti già conoscevano, era già stata una tappa prevista probabilmente dai loro programmi, per cui a noi chiedevano magari il Museo del Cinema dentro la Mole, e soprattutto in questo periodo, essendoci la Sindone, chi non aveva potuto ancora prenotarlo, se riuscivano ad andare a accedere alla Sindone, che è un'occasione proprio unica, che sembra fatta apposta per questo congresso, e quindi molti di questa cosa sono rimasti sbalorditi e magari non sapevano neanche che la Sindone si trova qua a Torino. E ora una domanda per gli spettatori internazionali. Turismo Torino is a big partner of this World Chambers Congress. Can you explain what have you done for the event? Yes, thank you very much for this question, because in fact Turismo Torino start to work on this congress in 2009, because to obtain a congress, an important congress such as this congress, is a very long work. So we started to cooperate with the Chamber of Commerce of Turin to bid and to try to obtain the congress here in Torino. So we gave the support in preparing the bidding. We have been in Istanbul in 2010 or 11 when we were in the final destination, and we had to present Torino to the official member, and they voted, and we won the Congress here in Torino. And of course we supported the Chamber of Commerce for any things related to the program. And now, during the Congress, of course, in the special program with the info point, with the materials, you can see we have a map. The map of the city is branded, is specially studied for the Congress. So we gave all the support necessary to organize in the first part to obtain the Congress. At the end, to have here the best congress for the participant, with a good welcome that of course is also very important for the tourists or the congresses when they are in a destination. Thank you very much.